Negli ultimi tempi un titolo indipendente ha fatto abbastanza parlare di sé per via del suo stile grafico molto particolare e di una protagonista che si muove a passi di danza. Andiamo dunque a vedere la video recensione di Bound in esclusiva su PlayStation 4. Il gioco, come molto spesso succede nelle produzioni indipendenti, cerca di mandare un messaggio a livello narrativo e ovviamente Bound non si discosta da questa pratica, lasciando un messaggio dai temi abbastanza reali che potrebbero comunque accadere o a noi stessi o comunque a persone che conosciamo e molto vicine a noi. Sono temi che comunque riguardano prettamente l'errore che compiono persone adulte come possono essere dei genitori, che poi vanno a ricadere su ovviamente tutta l'esperienza dei figli fino all'età adulta. Bound infatti parte comunque vedendo le vicende di questa donna incinta sulla spiaggia che andrà a sfogliare un diario i cui disegni andranno poi a rievocare dei ricordi, ricordi che però non sono attinenti al mondo reale ma comunque ricordi reinterpretati in questo mondo fantastico e che ha un'interessante contrapposizione tra il caos di questo mondo e la protagonista stessa. Il mondo infatti è disegnato comunque secondo forme geometriche in continuo movimento, in continuo tumulto, che lascia anche un po' di inquietudine perché abbiamo per esempio una sottospecie di mare ai nostri piedi che sarà formato di cubi in continua esplosione, fusione e quindi lascerà anche un po' di inquietudine nel giocatore. La protagonista invece è la principessa di un regno che dalle fattezze aliene che però avrà movenze di danza, infatti tutto il motion capture della protagonista di questa principessa è stato affidato ad una ballerina, Maria Udod, che appunto ha usato la sua esperienza nel balletto e nella danza classica per prestare le movenze alla protagonista di gioco. Infatti la protagonista si muoverà secondo passi di danza, non avrà movenze normali come abituati a vedere nei videogiochi. Il titolo di Plastic in collaborazione con Santa Monica è interessante, come ogni titolo indipendente che cerca di dare un qualcosa in più. Il problema è che non riesce ad avere un'identità completa, perché comunque sostanzialmente non è né carne né pesce, perché la sua unica identità è fornita unicamente da questo stile visivo abbastanza magnetico dalla protagonista e dalla contrapposizione appunto tra mondo di gioco e principessa. Ma tutto il resto è abbastanza banale, perché strutturalmente troviamo un gioco che si può annoverare tra i platform, perché comunque dovremmo saltare, eccetera, come in tutti i Super Mario. Il problema è che queste meccaniche di gioco sono molto banali, cioè non è come ad esempio un Everybody's Gone to the Rapture dove il gameplay sta completamente a zero, ma perché? Perché comunque è stata una scelta voluta degli sviluppatori che hanno voluto incentrarsi unicamente sull'atmosfera o sulla narrazione. In questo invece si è appunto voluto dare un taglio di gameplay che però è assolutamente inutile. Anche la danza stessa è un elemento che sembra molto fine a se stesso e spiegato anche dagli sviluppatori in quanto elemento aggiunto successivamente dopo un anno e mezzo di sviluppo semplicemente perché la loro produzione raggiunto al livello che aveva raggiunto non esprimeva niente, quindi appunto si è deciso di mettere la danza come elemento che risaltasse all'interno del gioco, quindi sostanzialmente sembra molto fine a se stesso. E appunto anche le meccaniche di gameplay platform sono abbastanza, uno, imprecise di per sé nei controlli e due, appunto, banali nelle meccaniche perché comunque i livelli sono molto semplici e si completano in una manciata di minuti pur senza indicazioni. E anche comunque elementi proprio presenti nel gioco come possono essere dei globi barra cubi da raccogliere piuttosto che altri più grandi da attivare non si capisce bene quali funzioni hanno, sempre se ne abbiano all'interno del gioco. Bound appunto rimane un titolo interessante per tutti coloro che apprezzano questo genere di produzioni indipendenti, un po' misteriose, aleatorie, eccetera. Però appunto chi cerca un'esperienza classica, normale, ovviamente glielo sconsigliamo completamente, anche perché stiamo parlando di un titolo che costa 20 euro e dura praticamente poco più di 2 ore, come già si è visto in precedenza come Gone Home, un altro titolo indipendente dallo stesso prezzo e della stessa durata. Sono titoli che appunto vanno apprezzati da quella schiera di persone che apprezzano questo genere di produzione, altrimenti difficilmente potranno essere apprezzati dal pubblico comune. È comunque un titolo che merita secondo me di essere giocato per via appunto di questo interessante magnetismo che genera verso il giocatore, specialmente appunto in questa forte contrapposizione tra mondo di gioco e protagonista. Ovviamente è inutile spiegare come le animazioni della protagonista siano assolutamente perfette, sinuose, sensuali, veramente interessanti da guardare e anzi ogni livello poi andrà, la ballerina, la protagonista andrà a muoversi in modo differente, quindi avrà sempre un qualcosa da guardare, ecco, in ogni livello di gioco.
Un'altra interessante funzione è rappresentata da comunque la funzione per catturare degli screenshot all'interno del gioco, quindi tramite la pressione di un tasto andare poi ad agire in quasi tutti i momenti di gioco sulla telecamera, potendola spostare liberamente, piuttosto che agire sulla profondità di campo, sull'esposizione, sui filtri, cornici, tra l'altro ci sono un milione, che sono veramente interessanti. Infatti vi invito comunque ad andare sulla recensione che trovate qua sotto in descrizione, che c'è in mezzo una galleria di screenshot che ho fatto, che screenshot che vi possono dare la possibilità di capire quanto può essere potenziale questo videogioco in queste funzioni. E tra l'altro gli stessi di Santa Monica sul loro profilo Twitter hanno dato inizio a un contest appunto legato agli screenshot che gli utenti fanno attraverso Bound, per cui vi consiglio anche di andarvelo a vedere perché ci sono veramente dei bei scatti. Detto questo, appunto, possiamo concludere questa recensione ribadendo appunto che Bound è un titolo ovviamente non adatto a tutti e appartenente a quella schiera di giochi indipendenti che può essere apprezzato così come disprezzato. Ovviamente presenta dei difetti, come ribadiamo, un gameplay piuttosto banale, però ha visivamente dei punti di forza, come appunto questo grande magnetismo e anche il messaggio di fondo, per quanto niente di speciale, nella sua attinenza alla realtà risulta molto interessante. Potete trovare Bound unicamente in forma digitale sul PlayStation Store al prezzo di 20€ e ovviamente unicamente su PlayStation 4. Noi di Readball, come sempre, vi invitiamo a lasciarci un feedback e iscrivervi sia al canale che al sito stesso, perché ci si può iscrivere al sito, e di lasciarci il vostro feedback comunque sia nella recensione testuale sia qua sotto nei commenti. E da Tedesco Gio è tutto, un salutone e alla prossima. Ciao!